Primo posto, trofeo Latte Cigno per Pina Di Marzio sulla terrazza dell'hotel Serena Majestic di Montesilvano, con dolce alla frutta, banana, pera e mela ripieni di crema. Ecco, un dolce molto ben articolato. Veramente sì, Paolo, questo è un dolce, è uno stampo che ho scovato, che le ha fatto un anziano, che quindi non si trova nemmeno in giro, e quindi con la crema scintillì, con le uova fresche, tutta roba di casa, quindi a chilometro zero. Ho equilibrato anche il liquore da bagnare, e quindi pera il colore della pera, banana il colore della banana, con questo piatto di fiori e il liquorino vecchio che si usava una volta, che è il martini. Secondo lei cosa ha fatto la differenza rispetto ad altri elaborati che erano davvero tutti davvero molto buoni? Secondo me è la presentazione del piatto la prima cosa, e poi gli abbinamenti della crema, la forma soprattutto della banana, della pera. Questo primo posto a chi lo dedica, signora Pina Di Marzio? Allora, questo posto lo dedico a me stessa, perché ho superato una brutta prova che non lo dico, e quindi mi sono appena negativizzata, e quindi va bene così. Franca Minucci ha fatto parte della giuria. Che gara è stata? È stata una gara bellissima, come sempre le casalinghe sono sempre straordinarie, hanno fatto anche dei dolci molto diversi da come ce l'aspettavamo. Alcuni hanno utilizzato anche fichi, per esempio, che non avevamo previsto, no? Con tanto uso di noci, insomma, di mandorle, di prodotti che sono anche proprio di questo momento nel nostro territorio, quindi questo ci fa sempre molto piacere. Ha vinto però una presentazione molto elegante, ma soprattutto molto bella, ricca di sapori, di profumi, di odori, di colori, perché c'era un po' di tutto, c'erano fiori, c'erano erbe, e quindi in questo piatto col quale ha presentato questo suo lavoro, che mi ci è sembrato veramente un piatto dove lei aveva avuto un impegno, anche una ricerca, e quindi abbiamo voluto premiare anche questo.